Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrea Link 91 su Animal Crossing New Horizons. Come ogni giorno Tom Nook ci accoglie sull'isola. Sì, ciao a tutti, parla Tom Nook, sono le 15.33 di sabato 21 marzo, non è vero perché ho cambiato la data. Oggi non ci sono notizie di rilievo, quindi darò alcuni consigli pratici per la vita a Masara. Vorrei presentarvi uno dei fantastici articoli che si possono ottenere con il servizio di scambio delle miglia. E quindi parlerà della guida all'uso delle tasche. Più a lungo si vive in un luogo, più cose si accumulano. E ovviamente ciò vale anche per quest'isola. Vi sentite un po' sovraccarichi? Se è così, siete fortunati perché questa guida è quello che fa per voi. Quando ne avrete imparato le tecniche, sarete in grado di portare più cose nelle tasche. L'organizzazione prima di tutto. Consiglio a tutti questo oggetto per vivere una vita diligente e ordinata. È tutto per il momento, tanti saluti. Grazie mille. Nell'episodio di oggi dovremmo fare un paio di cosette. Dunque, prima di tutto, no, fammi vedere un po' se ho quello che mi serve. Sì, ho l'ascia, bene bene. Perché se noi colpiamo gli alberi esce della legna. Può uscire legna morbida, legna dura, legna normale. E ci serviranno appunto per craftare oggetti tipo l'asta per saltare il fiume. Vediamo un po'. Penso che così possa bastare. Non ho idea di quante ce ne vogliono. Intanto lì l'albero di cedro cresce rigoglioso. Non, no, evitiamo di sfondare la baracchetta di Tom Nook, che diventerà poi sempre più grande. Ma per il momento è solo una tendina in mezzo a nulla. Attenzione, che succede? Anch'io sono dell'idea che con tutti gli isolani che hanno comprato casa sia giusto aprire un negozio. Sì, sì. Però come sai le loro abitazioni hanno la priorità per quanto riguarda l'uso dei materiali. Sono sicuro che riuscirei a trovare una soluzione che ci garantisca profitto e quindi stelline apparate. Quanti anni sono che tu e Marco lavorate insieme a me ormai, eh? Dovrebbe essere un gioco da ragazzi per voi, dico bene? Oh, salve, salve Link. Sei soddisfatto della tua casa? È all'altezza delle tue aspettative? Immagino che sia molto confortevole. Beh, meglio di una tenda sicuramente. Eh sì, ora puoi cambiare il pavimento e la carta da parati. E anche uno sgabuzzino per riporre i mobili che non usi. Oh sì, non è tutto. Tutti i proprietari di una casa vengono automaticamente registrati all'Accademia delle Belle Case, ABC. Come ci piace chiamarla per brevità, valuterà regolarmente la tua dimora e ti invierà utili consigli. Mandano addirittura dei premi ai proprietari che raggiungono standard particolarmente alti. Sì, ma non è importante come appunto avere una casa bella in ordine. Quello è un altro aspetto del gioco, se uno vuole. Mi devi esattamente 98.000 stelline, grazie. Posso pagare con le miglia? Pagare con le miglia era possibile solo per il prestito iniziale. Ma va bene anche così, eh? Puoi pagare anche a rate. Sì, posso anche non pagarti mai, a dire il vero. Infatti su Animal Crossing Wild World per Nintendo DS non ho mai pagato il primo debito per un paio di mesi. Pensavo solamente a giocare, a pescare, anche perché ti davano tutto quello che volevi di giorno in giorno nel negozio, trovavi appunto quello che ti serviva e non dovevi craftarlo e cose simili. Il coupon Miglia di Nook? Il coupon Miglia di Nook è un buono speciale che ti consente, che puoi ottenere solamente scambiando miglia di Nook. Sì, abbiamo già visto appunto che scambiando certe miglia possiamo ottenere diversi premi diversi. Vogliamo far crescere la nostra isola, ma mantenere anche quell'alone di mestero tipico delle isole deserte. Di mestero. Usa questo coupon per partecipare all'avventura. Ah, la scoperta di un'isola! Quindi posso andare appunto nelle altre isole a prendere anche altri materiali. Sì, puoi utilizzarlo in qualsiasi momento. Perfetto, perfetto, cosa aspetto? Intanto parlo con lo Stellamat che mi deve mettere appunto le miglia giornaliere. Primo giorno, sì, perché appunto cambiando data ti saltano i giorni se non vai sempre a prendere, a parlare col terminale. Però, però nello scorso episodio abbiamo visto che Blatero ci ha dato un progetto per la pala che si fa con 5 legno duro, vai, ho le tasche piene, e questa qui che si fa con legno morbido, che me ne mancano 4, andiamo a prendere allora legno morbido, facciamo l'asta, ma sì, perché questa serve assolutamente per andare da una parte all'altra dell'isola, crea qualcos'altro, e la pala, vai, questa ragazzi servirà, è molto utile. L'asta da salto inoltre non credo si rompa con l'utilizzo perché non ha la dicitura fragile.
Potrebbe sempre accadere, ma non penso. Vabbè, ad ogni modo, vediamo un po'. Con l'asta devo selezionarla. Ci siamo, è tutto pronto per il salto dell'abitante con asta. Eccolo che va, prende una bella rincorsa. E salta, e supera il fiumeggiattolo! Vi fermo subito. Questo non si definisce cringe. Si definisce solo imbarazzante, non cringe. Cringe è ben altro. Ecco qui, oh, ehi, piano. Iniziamo a dissotterrare i fossili! Bene, questo qui ovviamente dobbiamo farcelo valutare per sapere che cosa è. Ok, ho capito qual è il problema. Devo fare il trick del buco dietro di me e poi dopo iniziare a premere come un forsennato. Va bene, va bene. Vediamo un po' cosa ci dice dei fossili, se deve prima analizzarli e poi dopo... Ah no, gli va... Ok, direttamente così. Perfetto, perché negli altri giochi bisognava prima farglielo analizzare, poi appunto potevamo andare a rivenderlo oppure lasciarlo direttamente a lui. Invece ora devo far esaminare i fossili. Ah, vedi? Dunque, Mirko ha una proposta per me. Dimmi tutto. Molto bene, vengo subito al dunque. Volevo proporti di partecipare a una grande impresa, la costruzione di un negozio vero e proprio. Ah, vedi, il numero di proprietari di case qui a Masara sta pian piano crescendo. Io vorrei poter offrire una più ampia gamma di prodotti alla clientela, ma come vedi lo spazio qui è limitato. Naturalmente ho già discusso la questione con il presidente e anche lui concorda con me. C'è solo un problema. Tutto il materiale edile disponibile è stato usato per le aree residenziali. Dovreste aiutarci a reperire il materiale edile necessario. Ovviamente non è necessario farlo, però se vogliamo un negozio più grande, dobbiamo. L'idea è di sfruttare le risorse naturali come pietre e alberi. Prima che tu me lo chieda, secondo gli studi di fattibilità, il progetto avrà un impatto ambientale pari a zero. Allora, dimmi cosa ti serve. Verrò ripagato per l'aiuto, va bene? Dunque, vediamo un po' tutti quanti i materiali. È un po' lunghetta. 30 pezzi ciascuno di legno normale, legno duro e legno morbido, non c'è un problema. 30 minerali di ferro. La provenienza non è importante, puoi raccoglierli. La provenienza non è importanza, puoi raccoglierli su quest'isola o su un'altra. Inoltre non c'è nessuna fretta, quindi prenditi tutto il tempo che vuoi. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a esplorare anche qualche altra isoletta. Dodo Airlines, che però ragazzi ieri ho scoperto che si chiamano in un'altra maniera rispetto a quella mostrataci nel trailer. Questo qui si chiama Dodo Baldo. E l'altro non ricordo come si chiama, ma il problema è che nella versione inglese hanno i nomi dei fratelli Wright, ovvero quelli che hanno inventato l'aeroplano. Ed era molto carina come idea, però qui in italiano si perde purtroppo tutto il senso. Piacere di vederti, mi chiamo Dodo Baldo, controllore delle linee di volo Dodo Airlines, dove il personale resta a terra per garantirti un volo liscio come l'olio. Tom Nook mi ha dato un coupon 1000 di Nook con sopra scritto link. Se vuoi usarlo ti basta pronunciare le parole magiche e vorrei partire. Chiaro? Posso aiutarti in qualche modo? Vorrei partire. Ricevuto! Ti ricordo che ho qui un coupon 1000 di Nook a nome tuo. Puoi usarlo quando vuoi. Potresti dirmi che cosa vuoi fare? Volare con un coupon. Quindi vuoi usare un coupon? In tal caso già qui il coupon Tom Nook. Sì! Possiamo farti volare anche ora. Tutto pronto? Strumenti inclusi? Sì, decolliamo. Allora si vola. Ah, oh, meno male. Mi salva il gioco mentre lui muove le ali a caso. Dodoardo, mi ricevi? Ah, non Baldo, quindi Dodoardo. OK, OK. Allora buon volo. E quando vuoi volare pensa solo che cosa farebbe un dodo? Il dodo non vola. Per questo loro rimangono a terra. Ma muove le ali, cos'è? Tipo aggiornamento stato volo Alfa Tango, Tango Eco Romeo, Romeo Alfa Tango Oscar, Delta Oscar, Delta Oscar al 100%. È il tuo primo viaggio a sorpresa, allora lascia che ti spieghi un paio di cosette. Innanzitutto, durante questo tipo di viaggi vige protocollo, chi lo trova se lo tiene. Che si tratti di legna, frutta, pesce o di qualsiasi altro oggetto, la regola è una: se riesci a trasportarlo è tuo. E poi? Ti servono strumenti? Posso procurarteli io, ma ti costerà un po' di miglia.
Per finire c'è una cosa importantissima che devi assolutamente tenere a mente. Una volta abbandonata l'isola è impossibile tornarci. Se ti dimentichi qualcosa non potrai più recuperarla. A fine viaggio i piani di volo vengono distrutti. Motivi di sicurezza. Non sono autorizzato a dire altro. E questo è tutto. Ora vai pure a esplorare e non fare nulla che un dodo non farebbe, ricevuto? Mettiti in contatto se ti servono strumenti o se vuoi ripartire. Mi servirebbe veramente una canna da pesca? Una rana? Geremia, caspitina! Quindi quest'isola non è disabitata. Anche tu sei qui in visita? Io sono Geremia e tu sei Link? Da Masara? Mitico! Per mille spuntini, non mi aspettavo di fare nuove amicizie su quest'isola. Comincia a piacermi moltissimo. Quindi dalle rocce esce anche l'argilla. Buono a sapersi. Le noci di cocco, vai vai, queste le voglio sulla mia isola. Sì, difficilmente ne danno più di due. Queste di le palme di cocco. Vediamo un po' con l'ascia qui che si può prendere. Chiediamo a Geremia se vuole venire a vivere a Masara. La tua isola assomiglia a questa, allora che aspettiamo? Perfetto, ti aspetto allora. Quindi abbiamo anche un nuovo abitante, presto lo avremo. Allora andiamo al museo, che così quello lì è contento, tanto tanto contento. Ho recuperato anche dei minerali che ci serviranno appunto per il negozio. Insomma, iniziamo a far prendere forma a quest'isola, eh? Ma allora ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a raggiungere il numero necessario di reperti. Gli ho donato insomma qualche altro fossile, qualche pesce. È giunta l'ora di inoltrare la domanda per la costruzione del museo. Devo immediatamente dare via i preparativi per l'apertura. I miei più sentiti ringraziamenti, Link. Prego, voglio donare altro. Ah, ok. Non puoi accettare donazioni per ora? Niente, allora. Ciao, ci vediamo domani. Ho tutti i materiali in questo momento per consegnarli a Mirko o Marco, chi le due c'è. Ma non abuserò del time travel per far passare i giorni più velocemente, perché primo si sminchia tutto e secondo non mi piace. Sarebbe... diciamo più lavoro, tra virgolette, devo registrare più parti, più clip, però preferisco giocarlo in maniera normale, tra virgolette. Ho dei materiali, sì, ce li ho tutti a dire il vero. Ce n'ho anche di più di quelli che servono in realtà. Non credo ai miei occhi, ha portato in un colpo solo tutti i materiali di cui avevamo bisogno. Sì, infatti mi piace appunto cercare di avere tutto e poi tipo scala 40. Quando so di poter chiudere, apro. Vuoi davvero darceli tutti insieme adesso? Certo, non vedo perché dovrei esitare. Magnifico! Abbiamo tutto il materiale necessario per la costruzione del negozio. Per ringraziarti, ti regaliamo un asse e ferro da stiro, un muro cemento e un pavimento a tappetini uniti. Quello a tappetini uniti potrebbe interessarmi. Un'altra cosa, siccome senza il tuo contributo non saremmo mai riusciti a raccogliere i materiali necessari, vorremmo che fossi tu a scegliere il punto in cui verrà costruito il nostro negozio nuovo di zecca. Dunque, il negozio direi di costruirlo da quest'altra parte. Mi piace questo spazio ampio qui. Vediamo un po'. Però se... perché dopo lì qui ci metterò il ponte, ovviamente. Va bene qui, meglio ripensarci. Sì, se ne vanno due, tre alberi, se ne vanno. Sì, infatti se ne vanno... forse li spostano, comunque sia, perfetto. Va benissimo qui. Dovrebbero metterci uno o due giorni. E anche il museo, penso che domani riapra, quindi farò un'altra clip per domani. Qui ci andrà il negozio, sicuro che l'isola diventerà molto più vivace. E ho invitato anche un'altra persona a venire sull'isola. Così almeno abbiamo un altro abitante. Quello che ho invitato nell'episodio, cioè in questo episodio in teoria, però non è arrivato nonostante sia passato un giorno. Allora, magnifico Link, hai usato il kit negozio. C'è un bel po' da fare se vogliamo aprire domani, ma già non vedo l'ora. Ah, domani già? Subito? Ok, meglio. Va benissimo, torno un'altra volta, scusami. Oh, è domenica, quindi inizia un nuovo giorno. Sto giocando piuttosto tardi perché, vabbè, il tempo, insomma, se n'è passato oggi. E ci hanno promesso il negozio pronto in un giorno. Già vediamo dietro il museo che ha finito i lavori di costruzione per essere un vero e proprio museo. E poi andremo a vedere anche il negozio. Sì, sì, ciao a tutti, parla Tom Nook. Sono le 16.36 di domenica 22 marzo 2020. Per quanto riguarda le ultime novità... bene bene, oggi Masara ha finalmente il suo museo. È proprio un fantastico museo con tante sale per l'esposizione di insetti, pesci e fossili.
Blatter, il curatore del museo, accetta volentieri contributi e valuta i fossili. E l'ingresso è gratuito, quindi fateci pure un salto quando volete. Inoltre, i miei collaboratori Mirko e Marco hanno aperto proprio oggi il loro negozio. Il negozio è piccolo, ma la merce cambia ogni giorno, offrendo grande varietà per migliorare la vostra vita. È aperto ogni giorno dalle 8 di mattina fino alle 10 di sera, sì. Hanno allungato il tempo di apertura! Buono. Però se lo trovate chiuso, usate la cassetta deposito per vendere la vostra merce. Finalmente! Ah, un'altra cosa. Per festeggiare l'apertura del negozio abbiamo aggiunto un nuovo servizio al catalogo Nook. Ora i clienti potranno visualizzare l'elenco degli oggetti ottenuti o acquistati. Qualsiasi articolo per il pubblico può essere ordinato direttamente tramite catalogo, perciò fanne buon uso. Detto ciò, mi auguro che approfitterete tutti della nuova bottega di Nook, sì. Ah, dimenticavo, ogni volta che qui sull'isola ci sono grandi eventi, abbiamo deciso di tenere una cerimonia inaugurale, sì. Vorremmo che partecipasse quanta più gente possibile, perciò, se vi interessa, passate dal centro servizi. Per tutti i procioni. Ovviamente doveva accadere proprio nel corso di un comunicato, sì. Ah, attendete un momento, per favore. Pronto? Parla Tom Nook della Nook Inc. Sì, come il pacchetto Isola Deserta? Sì, ma certamente, assolutamente, sicuro! E questo è tutto per il comunicato isolano di oggi. Ah, scusatemi per avervi fatto attendere. Permettete che vi faccia il quadro della situazione. Va bene. Piccolo procione affarista. Vediamo un po', una lettera da Brun... Aspetta, ABC... Punti 6851. Hai collezionato tanti mobili e hai davvero personalizzato la tua casa. Goditi il regalo allegato. Sapete qual è il problema dell'Accademia delle Belle Case? Che più roba metti, più ti dà punti, il che è sbagliatissimo. Cari abitanti di Masara, mi recherò nella vostra isola ogni domenica mattina per vendere le mie preziose rape, proprio come faceva un tempo la mia nonnina. Oh, sì. Ok, va benissimo, quindi si chiama Brunella ora. Perfetto, andiamo a vedere intanto il museo, poi andiamo al negozio. Attenzione, sacco! E vai, 1000 stelline, tasche piene, che faccio? Scambia. Ecco il museo. Ah, è ancora un po' piccolo, mi sa che può diventare sempre più grande poi col tempo. Più donazioni facciamo. Ah no, già è al massimo? Wow. Non mi dire che è tutto pronto già. Eh sì. E... vabbè, allora. Beh, al momento c'è davvero poco. Anche... ah! Con tutta la linea evolutiva. Bello! Ma entriamo, vediamo come sono contenti. Se sono contenti, soprattutto. Sì, le sorelle Ago e Filo. E dovrebbe essere Ago. Sai, quando ho saputo che vi sareste trasferiti su un'isola deserta mi sono preoccupata un po'. Però devo ammettere che questo posto è molto più bello di come me l'ero immaginato. Sì, quest'isola è meravigliosa. Meravigliosa. Anche se ci siamo trasferiti da poco ci sentiamo già a casa. Nel breve volgere di qualche giorno Blatter si è trasferito sull'isola e noi abbiamo aperto il negozio. Fare nuove esperienze ogni giorno è molto stimolante. Molto stimolante. Mi fa molto piacere sentirtelo dire. A dire il vero, ero venuto sull'isola per controllare che fosse tutto a posto e se vi servisse aiuto. Sai come siamo fatte le sorelle Ago e Filo? Cerchiamo sempre di dare una mano. Dimmi, possiamo fare qualcosa per aiutarvi? Agostina. Era lei. Sei troppo gentile. Il solo fatto che sei venuto a farci visita è più che sufficiente. Più che sufficiente. Però, forse... Dimmi. Ecco, vedi, abbiamo ancora qualche problemino logistico. Per molti articoli dipendiamo ancora dagli ordini postali. Ora che abbiamo il negozio, a reperire mobili, articoli simili non dovrebbe essere un problema, però... ancora non abbiamo un fornitore di abiti. Ah, oggi è il tuo giorno fortunato. Raggiungere quest'isola non è affatto complicato. Ogni tanto potrei venire qui a vendere i nostri capi. Oh, wow, dici sul serio? Gli abitanti di Masara saranno contenti, contentissimi. Ma certo, non ci vuole molto a capire che questo è un accordo vantaggioso per tutti quanti.
Bene, deciso. Ora non mi resta che discutere della cosa con mia sorella e limare gli ultimi dettagli. Sì, giusto, giustissimo. La prossima volta che ci vedremo sarai sommersa di abiti. Sommersa di abiti. Ciao. E dai, no, non te ne andare. Resta qui, ti prego. Ho bisogno dei tuoi vestiti. Vado in giro con gli stessi abiti da una settimana, quasi. Salve, Link. Scusa per l'attesa. Scusa. Senza tuo aiuto non sarebbe stato possibile aprire questo fantastico negozio. Fantastico negozio! Benvenuto alla bottega di Nook. Il nome bottega di Nook deriva da un negozio che il nostro amato presidente Nook gestiva anni fa. Come vedi, offriamo mobili e articoli già pronti che non possono essere creati con gli schemi fai da te. Nella vetrinetta ci sono strumenti e vari articoli come carta da parati e pavimenti. Il nostro obiettivo è soddisfare tutti i tuoi bisogni in fatto di shopping. Sì, ora mi sembra. No, certo. Ha fatto pure il giro per dice nel caso dovesse scappare. Questo cos'è? Ah! Cuscino giapponese, sapete? Questi cuscini in genere nelle famiglie vengono comprati per il capofamiglia sul quale si siede quando torna a casa dal lavoro, quando si rilassa. Ed è una cosa piuttosto importante, quindi c'è solo questo colore, ma potrei poi personalizzarlo io volendo. Abbiamo una scatola di fazzoletti. Iconico. Allora, se non sbaglio, prima di finire, ne mangio una. Ecco, il contatore sale ad 1. Eccolo. Wow. Ho sradicato l'intero albero. Wow. Ok, lo ripianto qui. Era giusto per comodità, da lì toglierlo. va bene. Allora, Cuggio, questo video termina qui. Io spero che vi sia piaciuto. Insomma, ho fatto vedere, ho fatto un po' di negozi di Nook, il museo, insomma, tante cosine per rendere l'episodio più ricco di contenuti. Perché se no, ragazzi, non si conclude nulla. Oppure si dovrebbe giocarlo solo online, ma non ho codici amico di altri giocatori che hanno Animal Crossing. Quindi ho preferito fare più clip e poi pubblicarle tutte quante in un unico video. Anche perché pubblicare solo Animal Crossing sul canale non mi pare il caso, visto che ho tanta roba da portare e da finire. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci rivediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!